Siamo ancora qui, carissimi ascoltatori e telespettatori, direttamente da 196 paesi al mondo con CAD News, Radio e TV e Anime di Carta. Abbiamo qui due ospiti speciali, il nostro Luca The Pills Man e poi lui, libero di rianzo. Siamo contemporaneamente in 196 paesi nel mondo? Sì, attraverso un'app. In questo momento preciso? Sì. Ma veramente? Attraverso un'app. Cioè è un buco spazio-temporale. Ah, siamo in diretta. E in quante lingue devo parlare? Perciò? In italiano, perché molto spesso ci seguono le comunità italiane all'estero. Ah, ciao italiani all'estero. Poi passeremo anche su Rete Oro e su Canale Italia. Wow. E quindi con piacere vi voglio qui in questo piccolo spazio che però è immenso. È immenso, è bellissimo. È immenso come la tua genialità. Ogni volta che guardo qualcosa che tu hai fatto, rido, mi diverto, sei veramente una gran bella persona. Ti rivelo un segreto, le scrivono delle altre persone le cose che dico. Ah beh, nei film, altri autori, sceneggiatori, però so che anche tu sei uno sceneggiatore e un regista. No, non più, ho smesso. Hai smesso? Da quando? C'è un programma di riabilitazione, c'è una cosa che fa il CERT. Per la regia che ti ha fatto soffrire, e tu vai là e smetti e non lo fai più. Cosa ti piace di più nell'ambito dello spettacolo? Portare avanti la tua attività attoriale o quella di regista? Lavorare il meno possibile. Però sei spesso sugli schermi. Ho filiato. Avendo filiato ho dovuto aumentare il volume, sì, ahimè sì. Qual è il progetto che ti ha dato più soddisfazioni? Il cavalluccio che ho costruito a mio figlio con le mie mani. Bellissimo. Giuro, veramente. Beh, guarda, ci credo, perché comunque sono le cose che ti aprono il cuore, che ti fanno sentire più a contatto con l'umanità che abbiamo dentro. Sì, è proprio così. Come si chiama tuo figlio? Arturo. Ciao Arturo. Ciao Arturo. Quanti anni ha? Tieni il conto la madre, io non sono bravo in matematica. Noi siamo qui con la nostra app di CAD News Radio TV e in connessione in 196 paesi al mondo. Ci ascoltano spesso le comunità italiane. 196 paesi al mondo. Sì. Ci ascoltano spesso le comunità italiane all'estero. Pazzesco. E riusciamo a divulgare il più possibile arte e cultura. È bella questa diaspora, capito? Fate un po' come i musicarelli, capito? Che andavano in giro. È vero. Andavano in giro, univano, capito? Facevano sentire meno sole le persone all'estero. Non è bella questa cosa, è molto bella. A me spesso e volentieri mi hanno detto tipo: ah, noi guardiamo i video di The Pills perché siamo lontani da casa, ci fate comunque vivere Roma, cioè non ci sentiamo lontani dai nostri amici perché ci siete voi. E questa cosa era molto figa, quindi è una cosa che condividiamo, quindi. Infatti è un po' come sentirsi tutti a casa alla fine. Beh, è bello, cioè un senso di comunione, di unità. Luca, che cosa ci racconti del tuo futuro? Ma è tutto figo qua, se beve, c'è cioè la musica e tutto il resto, mi chiedi una cosa così terribile, così tipo particolare. No future, non c'è nessun futuro, no, non lo so, in realtà bisogna rimboccarsi le maniche, darsi da fare, comunque sia, il futuro c'è. È soltanto sempre più difficile, è sempre più tutto sincopato, tutto molto veloce, distratto quasi, no? Siamo tutti distratti dai social, dagli input che ci arrivano, che sono sempre tanti, no? Sono molti. Però l'importante è stare focus, cioè trovare il bandolo della matassa, tipo. Quindi è solo più difficile, però c'è il futuro c'è. Tu sei un grandissimo comunicatore e mi piace molto quello che fai su internet, cerchi di esprimerti al meglio e di dare comunque delle emozioni o dell'ironia, no? Che così regali il più possibile. Come nasce questo tuo desiderio? Guarda, in realtà mi piace molto intrattenere, mi piace molto sentire, ascoltare le risa delle persone, cioè le risa della gente, cioè non c'è retribuzione più figa, maggiore, tipo al fatto che faccio un video, facciamo una gag con i The Pills
e sento le persone che ridono. Infatti spesso e volentieri cerco di proiettarle dal vivo, capito? Perché su internet non è la stessa cosa, capito? C'hai un feedback immediato che è il commento sotto, ma non senti le persone che ridono. Ed è un po' come quando Hitchcock tipo assisteva alle proiezioni di Psycho fuori dalla sala, che voleva sentire le persone che urlavano. Io voglio sentire le persone che ridono, e quella è la retribuzione. Non c'è prezzo, c'è una cosa tipo Mastercard, per tutto il resto c'è Mastercard, ma per questo non c'è assolutamente prezzo. Scusa, perdona, ma c'è una tizia che sta a penne a dei cavi, cioè è una cosa pazzesca. Ma è bellissimo proprio questo. Allora, questa iniziativa è fantastica, ragazzi, se vi capita. Io non ne sapevo niente, cioè io vengo da Roma, mi ci ha portato Libero, mi ha arruolato, mi ha detto andiamo in questo posto, ci sono diversi, sono 300 artisti, quanti tanti, sono? Tantissimi, oggi 800, anche da New York. Sono in tutti, sono 800, tipo in 5 giorni ci sono 800 artisti di diverse discipline che fanno delle cose pazzesche. Io non ne sapevo assolutamente niente e abito a 40 chilometri, io abito là dietro quel tavolo, e non lo sapevo. È fantastico, se vi capita imboccate. Sì, adesso raccontiamo in pochi secondi quello che sta accadendo. Ci sono un po' di persone nella piazza con musica figa. C'è il circo sul palco, c'è il circo, cioè è pazzesco. Prima c'era una dei ragazzi che facevano una danza sincronizzata, tipo una sorta di festa in pigiama lisergica pazzesca, tipo ragazzi di 14 anni che fanno cose bellissimo. Senti caro, io comunque ti faccio i miei complimenti, perché vado sempre a cercare dei geni in giro per il web, e devo dire che oggi in questo periodo un po' decadente tu veramente mi fai ridere tutti i giorni. Sei un simpaticone, sei un genio. Domo rigatosa maes. Muy obligado. Io ti chiamerò spesso in TV, Va bene, ci vedremo spesso allora. Il bicchiere della signorina. Il bicchiere io non bevo, sono astemia. Ti possiamo baciare le mani? Come no? Che onore, che onore! Grazie. Grazie.